Io credo che le riforme urgenti da attuare in Italia oggi sulle politiche del lavoro siano sostanzialmente tre. La prima, quella di una vere politiche di accompagnamento al lavoro, quindi servizi pubblico e privato che concorrono alla presa in carico delle persone, a un passaggio di formazione individuato verso un lavoro possibile e infine l'accompagnamento vero e proprio. La seconda è quella degli ammortizzatori sociali. Oggi è evidente che solo politiche passive non sono sufficienti, anzi segnano il passo, perché poi l'Italia ha una stratificazione di ammortizzatori sociali che nel tempo si sono adeguati al contesto e dovrebbe ovviamente essere così. Oggi c'è bisogno di una assicurazione unica, in modo che l'ammortizzatore sociale valga per tutte le situazioni di emergenza, sia temporalmente definito e poi porti a politiche attive collegate. Terzo, il ruolo delle regioni, che in questo momento è anche un ruolo da protagoniste alla luce della programmazione comunitaria, che non ha a che fare col PNRR ma di una tipica costruzione di risorse europee che vengono declinate sul capitale umano nei territori. Le regioni rappresentano i territori con le loro peculiarità. L'Italia è straordinariamente bella ma anche molto diversa, e quindi la terza questione è quella di dare sui temi delle politiche del lavoro questa concorrenza tra centro e periferia necessaria. I temi dell'organizzazione del lavoro, che è stata declinata attraverso lo smart working ma anche la contrattazione di secondo livello, a cui io credo molto, il Veneto è tra le regioni che crede molto nella sussidiarietà e nella partecipazione, insieme alla inclusione, quando parliamo di diversità, sono gli argomenti su cui le politiche del lavoro devono trovare una declinazione. La prima è perché abbiamo un grave problema di denatalità. L'Italia, fanalino di coda del mondo in questo, ha un doppio primato negativo: la denatalità più alta e l'inclusione minore delle donne nel lavoro. Si è usato molto lo smart working, l'abbiamo usato però a seguito di una incidenza, anzi di un incidente del mondo, che è stata la pandemia, che è stato uno straordinario acceleratore tecnologico e sociale. Però quegli strumenti, solo declinati in una fase di emergenza, oggi devono essere normalizzati, mi verrebbe da dire, per trovare e provare a cogliere gli obiettivi. La piena occupazione è il primo obiettivo, e quindi riguarda tutto, riguarda le donne, riguarda i disabili, riguarda le persone più fragili, titoli di studio basso, uscita dal mondo del lavoro perché magari legati a mercati maturi. Il secondo punto è quello del welfare. Il welfare oggi è un sistema di accompagnamento e di assistenza che deve riguardare sì la previdenza in uno sguardo verso, diciamo, la vita attiva dopo il lavoro, ma dall'altra anche un welfare in costanza di lavoro. Oggi la dialettica Stato-periferie, quindi con periferie intendo le regioni, ma anche tutti i livelli intermedi diversi dallo Stato centrale, hanno bisogno di essere, diciamo, riordinati in termini di sussidiarietà e quindi prossimità al territorio, perché questo riguarda anche l'altro tema fondamentale per l'Italia tutta, che è la responsabilità. Se una cosa funziona va sostenuta, se una cosa non funziona va o avvocata a un livello diverso o commissariata o cancellata. L'Italia ha una grande prerogativa, è quella delle risorse umane.